Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati qui sul canale di MTV Mag per una nuova avventura. Sono partito ieri insieme a Marco da Cogne. Il nostro obiettivo era di raggiungere la Tersiva, però prima abbiamo fatto il Monte Creia, siamo scesi, risaliti qui al bivacco, ci siamo sparati già un 2200 metri di dislivello ieri e oggi con calma andiamo a fare la cima e sono curioso di andare a vedere com'è perché non l'ho mai fatta. Ci avevo già tentato l'anno scorso insieme a Mary, però l'avevamo trovata ancora tutta innevata e quindi quest'anno ci ritentiamo. Sulla cima del Creia, che dire, sempre molto bella, panorama a 360 gradi su tutte le Alpi. Ecco, lì si vede la nostra cima di domani, la Tersiva. Che linea bella! Tecnicismo. Questo versante è decisamente più tecnico, mamma mia, ma che si va a impuntare proprio là, il rischio. Dicevo, questo versante è un po' più tecnico rispetto all'altro sicuramente. Mamma mia, che curva a tradimento! Di solito questa discesa me la spallavo sempre in salita. Marco fa i taglioni, devo dire anche molto interessante da fare in discesa, sicuramente più divertente che non farsene in salita a bici. Adesso stiamo dirigendo verso il bivacco Muggia, stiamo pedalando l'Invernier al contrario. Bello perché comunque c'ha dei lunghi pezzi dove si riesce a pedalare, tutto un po' un sali scendi in questa parte centrale, quindi in realtà molto bello anche da fare in salita. Poi sicuramente l'ultima parte ovviamente sa a caricarsi la bici in spalla e su. Siamo giunti all'ora del tramonto, guardate la Tersiva, che colori che ha, spettacolo ragazzi, pace assoluta.
Ed eccoci arrivati al bivacco. Orario tramonto, perfetto. E adesso una fantastica cena a base di speck, formaggio valdostano e taralli. Andre? Dimmi. È già arrivata? Ciao. Notte al bivacco, fantastica. Cavolo, credo che quel bivacco lì sia uno dei meglio coinventati in cui sia mai stato, perché all'interno c'erano 19 gradi e comunque fuori erano meno 3, quindi veramente super. Abbiamo trovato anche una famiglia al completo, mamma, papà, bimbi, nonna. È stata una bella serata, anche se siamo arrivati tardi, breve ma bella. In realtà, se devo essere sincero, da orso come sono, quando arrivo in un bivacco e vedo che dentro c'è gente, mi girano subito le scatole, perché alla fine la mia idea è quella di isolarmi, diciamo, un po' dal mondo, vivere la montagna così anche in silenzio, senza gente, mi piace molto. Però dopo alla fine passi sempre delle belle serate, poi quando vedi che hanno il cibo migliore del tuo, allora lì diventano subito i tuoi migliori amici. L'ultima parte va su bene in piedi, ripido e altitudine non vanno d'accordo col fiato. Cima raggiunta, ragazzi! Cima Tersiva, che bomba! Ho fatto un po' di fatica gli ultimi 200 metri, la quota si sentiva, il mio primo 3.500 di stagione, però cioè, che panorama! Oggi proprio si riescono a vedere tutte le cime, cielo terso, dal bianco al cervino, al rosa, tutto. Che partenza, spettacolo! Sto pezzettino, Scusate? Sì, sì. Grazie, No, grazie a te. C'è un mio amico lì che è una difficoltà. Vedo, infatti. Sì, ma stiamo andando a piedi apposta, perché cioè, se scendiamo in bici non vorrei che partisse qualche sasso. Spettacolo comunque la Tersiva, mamma mia, un'altra cima da incorniciare. Bella. Thank you.
sposto qua, eh. Siamo fermati a mangiare qualcosa su El Passo Invernier. Infatti dal bivacco potevamo scegliere di continuare la discesa diretti verso Cogne, però ormai sia io che Marco l'abbiamo già fatta parecchie volte, quindi abbiamo deciso di risalire qui su El Passo Invernier, scendere alla finestra di Champorcher e poi fare un trail nuovo, almeno per noi, che appunto riporta giù verso Val Nontey. E anche questo sentiero di solito me lo spallavo sempre in salita, adesso sto facendo praticamente un po' tutto il contrario. Sa come mai i sentieri in discesa sono sempre più belli che in salita. Ho un po' di traffico oggi. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Non c'è mai visto così tanta gente salire in Invernier. Del sentiero. Adesso una rapida occhiata al GPS e andiamo a vedere dov'è. Ed ecco che parte la nostra discesa. Sicuramente più fisica questa discesa rispetto
a quella dell'Invernier. Ma ti sono bello cotto. Comunque, mi sa che ormai siamo anche arrivati. Mamma mia! Eccoci qua ragazzi, sono partito un po' in fretta e furia perché alla fine quella discesa lì, cavolo, era interminabile, bellissima e lunghissima, però adesso mi aspettano 6-7 ore per tornare a casa, quindi ho montato la bici di corsa. Cosa dire del giro, è stato veramente pazzesco, bellissimo, abbiamo fatto due cime, il Creia, tra l'altro da un versante, appunto sono sceso da un versante che non avevo mai fatto, l'avevo sempre fatto al contrario. La Tersiva, che vabbè, penso che le immagini abbiano già detto tutto. Due giorni di vera montagna con la notte in bivacco, top. E direi di salutarci qua, ricordatevi sempre di iscrivervi al canale che per noi è molto importante e mettere un bel like e alla prossima avventura. Ciao!